E ben ritrovati a tutti. Mi sono un pochino portato avanti nel lavoro. Allora, prima di tutto ho fatto pulizia all'interno del cabinato. Come vedete è molto 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 più ordinato. Sto cominciando già a utilizzare le canaline perché sennò poi mi dimentico di fare cable management. Lì c'è ancora un po' di casino. Tutti i bottoni che ho tolto dalla pulsantiera e qui sotto, ve la faccio vedere magari meglio in un dettaglio, ho fissato la ciabatta, ecco, non mi veniva il nome. Poi ho saldato lì tutto il gruppo d'alimentazione per quanto riguarda il monitor, l'ho riavvitato nel cassone e poi ho fatto i fori sia sul plexiglass sia sul legno. Ho utilizzato un trapano con la punta per poter fare fori rotondi di 30 mm. Ora, in questo momento non posso fare altro che aspettare che mi arrivino le componenti. In questo momento, eccolo qui, sto preparando il computer che verrà inserito dentro il cabinato, quindi vedremo come inserirlo. Sta installando Windows XP. Perché si utilizza Windows XP? Perché uno è più leggero, secondo per determinate risoluzioni e alcune opzioni è molto preferibile rispetto a un Windows 7, nonostante sia molto più facile da configurare e gestire. Quindi vediamo un pochino quali sono i passaggi successivi da fare. Allora, adesso con Windows come funziona? Prima di tutto, dato che sono molto pigro e ho un abbonamento, sto installando Driver Detective, che servirà appunto a individuare tutti i driver che servono, dato che ora non ho sbatta di andare a vedere cosa c'è dentro quel computer e prendere i singoli driver e se anche non sbagliare, dato che Windows 7 fa tutto in automatico, con XP non è così. Dopo questo passaggio andrò ad installare Maximus Arcade, che è il programma che gestisce tutti gli emulatori e le ROM, lo stesso che avete visto nel cabinato che ho qui dietro, e soprattutto dovremo, tra virgolette, come si dice nel gergo, strippare Windows, cioè renderlo a forma di cabinato, a forma non nel senso squadrato, ma a forma nel senso che dovremo togliere i loghi, dovremo togliere le finestre, le icone, tutto quanto, in maniera tale che il computer sia dedicato a fare solo quel lavoro. Bene, tutto l'occorrente che serve per andare avanti è arrivato, sta in quella busta e ora ma vedremo tutte le varie cose che faremo, a partire anche dai tasti. Ah, ma assolutamente, come prima cosa, non i tasti, voglio sincerarmi che il monitor funzioni, almeno il monitor sicuramente funziona perché era funzionante sul quando c'era il Neo Geo. Però devo vedere se la scheda video, una 9008 GT che è presente nel computer che sta lì, che inseriremo nel cabinato, è compatibile con i 15kHz, riesco a forzarla a dovere a 640x480, altrimenti lo stratagemma non funziona. In alternativa ho portato un'altra scheda video che dovrebbe essere una 6700 GT anteguerra, male 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 che vada, devo provare con la scheda integrata della motherboard. Vediamo un pochino che succede e incrociamo le dita. Allora, vi faccio un riassunto. Stanotte, oltre a terminare la pulsantiera che vi faccio vedere, sono stato fino alle 5 con il mio caro amico Fate, che ha avuto una pazienza tremenda e a cui devo un riconoscimento speciale per questo video, che oltre che avermi mandato quel convertitore da Jamma a VGA, che adesso vedete in maniera molto raffazzonata, e quel cavo non è normale, l'ho dovuto un attimo modificare, e dopo aver fatto casino con le schede video, capendo che la 9008 GT non la potevo utilizzare, ho messo al posto suo, dove sta, se si vede, una 9005 GT che sta lì, non riuscite a vederla,
alla fine, dopo tanti tentativi, lacrime, quando stavo per mollare, alla fine tutto ha funzionato. Driver personalizzati, non vi sto a dire, c'è cose che dell'anteguerra, scusate pure la ripresa così buttata, ma sto veramente, volevo dire, sono veramente euforico, ma c'è ancora da risolvere molto, tipo la spaziatura che si trova qui, insomma, tutte cose che adesso andrò a sistemare e che spero di risolvere subito. Allora, nel frattempo che passo tutti i programmi che mi servono sul computer, dato che per rimettere tutto a posto ho dovuto formattare, pensiamo all'audio, che l'abbiamo proprio lasciato abbandonato. Allora, le casse sono messe in serie, avremo un audio mono, perché voglio dire sul cabinato lo stereo, non è che ci serve molto. E dobbiamo recuperare, appunto, dai cavetti che sono usciti. Per farli funzionare questi abbiamo bisogno di un amplificatore. Ne ho preso uno, dal cinese di fiducia, che dovrebbe fungere per lo scopo. Questo qui si alimenta semplicemente da corrente, connettendo appunto i cavetti delle casse, dovrebbe funzionare. Ovviamente questa è, tra virgolette, una cinesata, cioè che può leggere musica da USB, poi ha anche il telecomandino, c'è il cavo dell'antenna che non ci serve e taglio via. E quindi vediamo se funziona. Allora, per farlo funzionare ovviamente deve essere alimentato. Alimentatore che nella confezione non c'è. E ne ho comprato una parte, sempre dai cinesi, che è tutto questo Marcantonio qui, che andremo ad assicurare in qualche modo. Allora, per fare ordine, come ho fatto per lo schermo, l'elettricità la faccio passare da dietro e la connettiamo. Bisogna cercare un posto che non dia fastidio con il trasformatore. Io sto pensando tipo, lo piazzo qui col biadesivo, così non rompe tanto le balle. Magari poi lo facciamo passare attraverso la canalina lì, così è proprio d'élite. Faccio una bella cosa, lo piazzo qui, faccio uscire da lì in fondo con la canalina e siamo tutti contenti. Ok, fatto tutto, i cavi li ho uniti, proviamo a connetterli all'amplificatorino, accendiamo, gli attacco il telefono e vediamo che succede. Scusate il cavo volante in mezzo, ma i cavi stanno in tensione. Ok, perfetto. Si è acceso? Qualcosa succede. Attacchiamo il telefono. Yeah, funziona. Ovviamente non mi sto mai con le mani in mano nel frattempo che passi tutta la roba sul computer e ho preparato tutta questa serie di connessioni per mettere qualche bacchetta di LED qui e lì, però l'effetto ve lo farò vedere a fine video. Bene, ora siamo in un altro momento fatidico. Dobbiamo incassare il computer. Ok, adesso è tutto quanto incassato, quel che resta adesso è farsi pulsantiera e ovviamente la sua relativa illuminazione. Bene, ho fatto i cablaggi, lì c'è il circuitino e quel che manca adesso è, prima di tutto, il primo giocatore, questo è il secondo, e poi voglio fare prima un test delle luci, nel senso che voglio vedere se il collegamento che farò tra tutte le masse, cioè insomma, tutte le masse, scusate, tutti i poli dei LED funziona. Quel che sto facendo adesso è un daisy chain, che non è un drink, non è tantomeno una maniera simpatica per dire farsi le pippe. Cos'è un daisy chain? Vuol dire praticamente connettere su un unico cavo tutte le masse o comunque tutti i connettori. Dato che stiamo facendo passare elettricità e non dati, alla fine penso di fare un unico collegamento che passa per tutte le masse del primo giocatore, dei tasti, e tutte le masse dell'altro giocatore, e vediamo se funziona. Poi collegheremo tutto quanto alla 12 volt, ma poi vi farò vedere in che modo. Allora, ho completato questo groviglione e adesso ho unito praticamente il polo positivo e il polo negativo, la massa, in un unico punto. Adesso utilizzerò un accessorio che mi sono fatto io, praticamente un Molex
che è stato praticamente privato di due cavi in maniera tale che c'è soltanto un polo negativo e uno positivo, e al terminale ho messo un mammut in maniera tale da poter collegare così i cavi. Speriamo che tutto si alimenti nella maniera corretta. Allora, ho appena terminato di fare completamente i cablaggi per quanto riguarda i dati, cioè quindi la pressione di tutti quanti i tasti, ci ho messo davvero un sacco di tempo, e ho fatto l'illuminazione della pulsantiera del giocatore 2. Adesso devo fare quella del giocatore 1 e ho finito. Dopo che ho perso una giornata, per voi sarà passato pochissimo, a configurare tutti gli emulatori e tutto il lato software. Credevo ci avrei messo molto meno tempo, ma ho avuto qualche imprevisto per le configurazioni di un po' di cose, perché c'era da settare le risoluzioni, il rate giusto, perché sennò sballava e vedevi sul monitor pa, 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 la roba che passava in questa maniera. E ora il cabinato finito. Abbiamo finalmente concluso. Fatemi sapere nei commenti che cosa vi sembra. Dando un'occhiata a come era prima a come adesso, direi che è molto più funzionale. Soprattutto ci sono molti più giochi, ovviamente non ci limitiamo soltanto a quelli del Neo Geo. La console interna l'ho conservata a dovere, non vi preoccupate, non ho fatto scempio, è utilizzabilissima e funzionante. E quindi direi che quest'altro lavoro è concluso. Stavolta, dato che non era un Build Your Pad, magari un'opera che potevo magari spiegarvi, soprattutto per risparmiare anche rispetto all'acquisto di un controller originale, stavolta non ho molto badato a spese. Su certe cose magari se ce le avevo le utilizzate, su altre no. In tutto avrò speso sui circa 300 euro oltre agli oggetti che già avevo e utilizzato. Un altro grande ringraziamento lo voglio fare a Fate, che mi ha aiutato per tantissime cose. È un utente storico del DDR Planet che mi ha aiutato soprattutto per la parte video, cioè compatibilità della scheda video, conversione da JAMA a VGA, e soprattutto mi ha donato il componente, diciamo, che serviva per fare questa conversione, per amplificare il segnale. Direi che non c'è nient'altro da dire. Ci rivediamo al prossimo video.